Interrogazione 3-2919 dei deputati Pesco ed altri concernente iniziative di competenza a favore dei risparmiatori di Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, al fine di escludere l'applicazione del bail-in e di ogni altra misura burden sharing. L'onorevole Sibilia ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per un minuto. Mentre avete già fatto pagare 8,8 miliardi di euro ai cittadini per risolvere l'irrisolta questione di Monte dei Paschi di Siena, la situazione sta precipitando per le due banche venete. Si tratta di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, gli ex feudi di Gianni Zonin e Vincenzo Consoli, oggi nel mirino della magistratura. Almeno 17 di impieghi che tornano indietro con difficoltà e 9,5 miliardi di sofferenze. Un'altra storia di risparmiatori traditi, sono almeno 170.000, banchieri spregiudicati, prestiti facili agli amici degli amici e vigilanza quantomeno complice perché colpevolmente distratta. Si allunga di nuovo l'ombra dello sciagurato bail-in o quantomeno del burden sharing, mentre qualcuno dal nord Europa invoca l'intervento del MES, ovvero pagano i cittadini gli errori fatti dai banchieri. Unica certezza è che il governo non ha una strategia. Visti i pasticci e le truffe vere e proprie realizzate ai danni dei risparmiatori sulle quattro banche e sul Monte dei Paschi, cosa devono aspettarsi i correntisti delle popolari venete? Come li state proteggendo? Grazie. Grazie. La Ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie. Signor Presidente, onorevoli deputati, rispondo in sostituzione del Ministro Padoan, che è impossibilitato a intervenire. Il decreto legge 237 del 2016, poi convertito in legge 2015 del 2017, autorizza il Ministro dell'Economia e delle Finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane che hanno esigenza di rafforzare il proprio patrimonio in relazione alle carenze di capitale evidenziato nello scenario avverso di una prova di stress. Mi scusi, Ministro, le chiedo scusa. Alla mia sinistra dovreste fare, per favore. Prego, scusi. Grazie. L'intervento è quindi possibile solo nei casi previsti dall'articolo 32, paragrafo 4, lettera D, numero II, della direttiva 2014-59 dell'Unione Europea. La qualificazione dell'intervento statale come ricapitalizzazione precauzionale impedisce che dalla misura di supporto pubblico possa derivare l'avvio della risoluzione o della liquidazione della banca. La Banca del Monte dei Paschi di Siena ha presentato all'inizio dell'anno la domanda di ricapitalizzazione precauzionale, mentre Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza hanno annunciato il 17 marzo del 2017 l'intenzione di richiedere il supporto pubblico. L'effettiva concessione della misura di aiuto è oggetto di un complesso procedimento che vede coinvolte la Banca Centrale Europea come autorità di vigilanza e la Commissione Europea. Il procedimento relativo ad MPS è già in uno stato avanzato, mentre quello relativo alle banche venete e alle sue battute iniziali. In primo luogo, come già messo in luce dagli interroganti, ai sensi della norma europea citata, hanno accesso alla ricapitalizzazione precauzionale solo le banche solventi, cioè le banche il cui patrimonio di vigilanza non sia inferiore ai minimi regolamentari in termini di coefficiente di capitale primario di classe 1 e capitale totale. La condizione di solvenza viene attestata dalla BCE. Ulteriore condizione è che il capitale pubblico non può essere utilizzato per coprire perdite realizzate o probabili. L'accertamento di tali perdite, nonché della disponibilità di mezzi privati a copertura delle stesse, è rimessa ad una interazione fra la BCE e la Commissione, tenendo anche conto del piano di ristrutturazione presentato alla banca interessata. Infine, la misura di supporto pubblico deve essere in linea con quanto previsto dalla comunicazione sul settore bancario. In particolare, la sottoscrizione delle azioni potrà avvenire solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità con il mercato interno. E inoltre occorre procedere prioritariamente all'applicazione delle misure di condivisione degli oneri. Poiché l'intervento pubblico sarebbe qualificato come ricapitalizzazione precauzionale, il burden sharing può assumere solo la forma delle conversioni in azioni degli strumenti ibridi e subordinati, mentre non può essere imposta la riduzione del valore di questi strumenti. A differenza di quanto sembrano ritenere gli interroganti, non vi sono spazi di discrezionalità nazionale per escludere l'applicazione del burden sharing, tranne quella di rinunciare alla realizzazione di misura di supporto pubblico o di dare corso a una misura di aiuto illegale. Comunque il decreto legge 237 prevede una forma di compensazione per gli investitori a dettaglio
quando siano rinvenibili diffuse distorsioni nel processo di allocazione dei prodotti finanziari. Grazie. Torniamo alla Banca Monte Paschi di Siena, ha chiesto la ricapitalizzazione, mentre le altre due, Banca Popolare Vicenza e Veneto Banco, aiuti statali. Abbiamo la situazione di due banche che sta veramente degenerando, due banche importanti del territorio italiano che sono state probabilmente gestite male. E con precisione sulla Banca Popolare di Vicenza possiamo dire che vi sono forti sospetti di corruzione avvenuti in questi ultimi anni, corruzione verso la quale, contro la quale sia Banca d'Italia che il governo non hanno fatto nulla, perché le prime avvisaglie di questa mala gestio è avvenuta nel 2001, siamo nel 2017, dopo 16 anni Banca Italia e governo non sono riusciti a fare nulla, certo il governo ha la responsabilità solo per questi ultimi anni e ci sembra che anche le azioni messe in campo per riuscire a mettere al riparo queste banche, il sistema bancario italiano, siano misure che probabilmente non sono adeguate, perché ancora molte persone ci rimetteranno dei soldi e oltre alle molte persone dobbiamo pensare anche ai grandi investitori che ci rimetteranno dei soldi, ad esempio Regione Lombardia ha acquistato 350 milioni di obbligazioni della Vicenza e ci chiediamo come ha fatto ad acquistarle e soprattutto cosa non ha fatto per mettere a riparo la Regione da questi investimenti, mi viene da dire spregiudicati. Ebbene Presidente, la situazione è veramente veramente grave, ci sembra che in Montepaschi si stiano usando i guanti di velluto, forse perché l'allora governatore della Banca d'Italia, che ha autorizzato l'acquisto di Banca Antonveneta, un acquisto incauto che ha messo sull'orlo del baratro la Banca Montepaschi, ebbene si stanno utilizzando i guanti di velluto verso Montepaschi e si stanno mandando verso il bail-in le altre banche. Questo a noi non sembra corretto, pensiamo che sia opportuno utilizzare una discrezionalità maggiore, perché verso le leggi europee ci sembra veramente che si stiano utilizzando in modo secondo noi troppo aderente a quanto prescritto, ma poco aderente alle necessità dei risparmiatori che devono trovare veramente riparo da parte dello Stato. Questo non sta avvenendo. Ebbene Presidente, i fatti di corruzione sono stati veramente tanti e ci auguriamo che la Procura, soprattutto la Vicenza, si dia una mossa, perché le cose stanno andando veramente male. Grazie.